Piangere, scusa, è l'emozione. Fa bilancio di una vita che ha vissuto, una vita, 20 anni di carriera di Laura e 23 anni suoi. Cioè, di carriera. Il primo disco usciva che tu avevi 3 anni. Esatto, però avevo la mia zia che cantava continuamente le sue canzoni, per cui mi sono entrate nella testa poi quando ho avuto la possibilità. Ma perdonami, non voglio. La zia c'è ancora, sì. Sì. Ah, ecco. Ma magari, secondo me. No, stai lì che la sorpresa. Ma Laura, vieni! Ma vieni qua, dai, che la voglio far piangere! Abbracciala! Scusa, ma ti ha chiesto se la zia è morta? Scusami, ma io non sono così anziana. Ma no! Vale, ma scusa! Allora, secondo me la zia è più giovane anche di me, non vorrei dire. Scusate, sono intervenuta, non potevo intervenire. Io dico una cosa, siccome piange, ho pensato, magari le ricorda qualcosa di traumatico, di una cosa che non c'è più, no, invece è ancora più bello. Hanno ancora più valore. Come si chiama la zia Claudia? Zia Anna. Starà ascoltando in questo momento? Sì, oh, starà piangendo anche lei adesso. Stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene. Io ovviamente ho creduto che lei fosse parente di Rambaldi, visto che te l'hai detto. Perché te sei boccolona, ci caschi subito. Parente di... No, è che è difficile truccare noi. È difficile truccare voi. Madonna, ma se siete due figoni, lo sapete benissimo. Senti, stamattina noi siamo arrivati come gli studenti a scuola, assolutamente impreparati, non è vero? Io avevo letto tutto quello che si poteva leggere, anche perché hai fatto lo sbarco in Normandia in questi ultimi giorni. L'invasione degli ultracorpi, non c'era giornale dove non ci fossi tu, però insomma la polpa, la ciccia, ce l'ha data Claudia stamattina. Grande, che mentre ci spennellava tutto il regio. Possiamo fare l'intervista con lei? Già stiamo in arrivo, io piango muore. Abbiamo fatto tutto il review, in particolare ci ha fatto la recensione del DVD, perché ha visto tutto il DVD in cui ci ha raccontato, poi correggetemi se sbaglio evidentemente. No, parla Claudia. Vedi tutta la storia, dai. Esatto, la percorso, stazione. Esatto, la famosissima stazione. La famosissima. Il treno della 730 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima. Infatti, il cuore di metallo però non c'era, era ancora nascosto. È stato un bel ripercorso un po' tutta la sua, i suoi luoghi dove, della sua infanzia, i suoi primi canti di parrocchia. Senti la S milanese. Ma dove sei te? Io provincia di Bergamo. Ah no, perché la S è così. La S milanese. Da noi però. Anche la, no, dove erano la S? Quella è più grascia. Hai ragione, più grascia. Beh, d'altronde noi siamo tutti un po' più grassi, capito? Voi avete la Z che diventa S. Esatto, la pizza. Nel video ci sono proprio delle parole calcate con la S. No, però sto attenta di solito quando parlo non ci riesco, vero? Quando canto non ce l'ho la Z, No, mai sentito. Perché sono più attenta e siccome imitavo le cantanti, cioè quando ero piccola imitavo tutte le cantanti normali, diciamo, che hanno la Z normale. E allora hai imparato a cantare senza. Sì, solo che quando parlo, se ci penso so come si dice, se devo mettere la T davanti, S. Ah, ok, ok. Però non è che posso tutte le parole tipo. Ma guarda che a me piace tantissimo quella Z lì, non te la cancellare per niente. No, non riesco tanto. La vogliamo, la vogliamo. Va bene, Claudia. Grazie, grazie. No, no, Laura rimane Laura, Claudia può andare. Per i prossimi 40. Ci sentiamo tra poco su Radio DJ. L'ha avuto anche lei da tipo giovanissima, quindi anch'io ce l'ho da tanto, però io vorrei avere il coraggio, tipo compio 40 anni mi ritengo tutti bianchi, però poi dopo vai in televisione e ti dicono come ha fatto adesso, però l'ha fatto solo adesso il tuo pigmalione Pippo, no? Quello grande. Ma come sta? Pippo. Ieri veramente ieri ho visto sua figlia, mi ha detto che stava bene, perché è venuto a casa dei miei genitori a fare un'intervista perché facevo una cosa sulle regioni, ti ricordi? Mi ricordo, certo. E non stava bene. No, adesso l'ho visto bene. Perché poverino, cioè lui praticamente li ha salutati tutti quelli della sua generazione, quindi a me mi fa sempre un po' d'ansia di lui. Non dimentico qui. I pipponi. Sì. Sì. No, ma scusa, ma Giorgia è venuta? No, adesso quando viene, cioè lei è impressionante. Perché lei è più grande di noi, di noi Lisa. E la guardi, sembriamo tutte più piccoline. Oppure noi ci riteniamo più piccoline, cioè.
Quello grande ha 17 anni, come piccolo Diego. No, ma forse io ho visto il piccolo. No, ma tu hai visto quello grande, ah. Un po' di anni fa. Purtroppo così. Prima l'ha arrivato la domanda. Madonna, mi dà un po' fastidio, però no, a me mi dà un po' fastidio. Fa niente, Senti, è già uscito da tutto il mondo, giusto? Oggi sì. No, ma in America... solo così, Laura? È no, solo questo, questo è la Deluxe. Okay. E l'altro è il cofanetto da... Questo qui c'è il DVD, che è quello che ha Claudia. E l'altro invece è... ha solo due CD. Ah, ok. E io? Quelle foto? Sono quelle degli altri. L'oggetto è fantastico. Grazie. Io ero l'immagine, sono un po' solo, io l'altro... Io. Che roba, che roba. Senti, ma quell'album lì dove c'era, diciamo, Vivimi, dove c'era Benedetta Passione, Resta in ascolto, quello di che anno è? 2004. 2004, anche da quello 10 anni. Quello lì secondo me per carità però voglio dirti, quello lì è stato un bello snodo della tua carriera. Sì, no? È vero, sì, è bello quando sono stata male in passata e quindi ho cambiato proprio scelta di canzoni. Dopo però quando sto bene, per fortuna, da una parte, però quell'album lì sì, ultimamente sta bene. Sì, sì. Non riesco a scegliere le canzoni che dicono cose molto intavolate, capito? Bravo. Avete fatto un incontro fra mamme, ancora no, delle quattro mamme del concerto. Allora, Giorgia, cioè Samuel, il figlio di Giorgia, è fidanzato con Paola. Però con Elisa io ho visto i suoi bambini, ma non ho fatto vedere Paola. E Gianna invece l'ho incontrata l'altro giorno quando siamo atterrati dal Messico, che ha preso Londra, Milano, e poi l'ha fatto finire. È sempre così. A un certo punto si sente qualcuno ha dimenticato all'entrata uno zaino. Sono io, no, è il numero uno. Finale del video sono... di questa canzone sono loro proprio, sono proprio, sono loro, proprio i loro. Pau Family, tipo il guarda papà. Come Pau Family, mamma e papà Pausini. Sì, che sì, perché il video è la loro storia, la loro storia. Sono degli attori che, diciamo, li raccontano da quando avevano circa 16 anni e fino ad oggi. Ed è una canzone che è stata, diciamo, dedicata al loro amore, che ormai secondo me è molto raro incontrare una coppia di persone che stanno insieme da più di 40 anni. Ma sono giovani comunque, sono giovanissimi. Sì, sì, o quantomeno portano bene gli anni che hanno, sì, mi sembrano sì, molto sono, giovani. No, sono belli, sono delle belle persone, sai. Carini. Si guardano, è molto bello quando loro non si accorgono che io e mia sorella li guardiamo, mentre si salutano o mentre si picchionano. Sono molto carini. Stanno perché... sempre a Solarolo loro? Sì, sì. Cioè, abitiamo a Castel Bolognese. Sì, perché quando ho vinto Sanremo, nella mia casa, cioè, vi ricordate, c'era ancora l'elenco del telefono con tutti gli indirizzi? C'era ancora la lira. Esatto, c'era ancora la lira. Cioè, prima mi sono arrabbiata perché dicevo, non dite che sono vecchia, però effettivamente sono passati un bel po' di anni. E quindi dopo abbiamo cambiato casa. Però la casa dove vivevo quando c'era Sanremo è diventata il fan club, che cioè, un giorno voi due dovete venire a fare un giro. Il famoso santuario dove io sono tipo Elvis ma sono viva. La tua, o almeno io penso di essere. La tua Graceland. La mia Graceland, la Solarolo Land. Sì, che bello. No, comunque lì è nato tutto e ci sono tutti i vestiti di San Siro, di Sanremo, di tutti i santi. Senti, due cose al volo sulla canzone appena sentita. Una è che c'hai un'estensione vocale ancora più alta, che leggevo da qualche parte, e figlia anche del fatto che tu abbia appena avuto un bambino. Qual è il collegamento? Anche Gianna Nannini, anche a lei è successo, dopo che ha avuto Penelope, gli si è alzato di un tono la voce. Anche ma poi passa questo effetto? Beh, speriamo di no. Io la vorrei tenere, anche perché sennò dopo come faccio? Perché è una cosa genetica, no? Sì. Perché se ti ricordi le nostre mamme. È pronto! Esatto! È il buon Dio, no? Che è la natura che ha previsto, che i figli scappino e le mamme devono seguire. Comunque succedono delle cose stranissime, cioè nel senso, finché non hai un figlio, voi lo sapete perché li avete, cioè non sai esattamente
che cosa succede nel tuo corpo e nella tua vita, nelle tue, cioè, immaginare. Veramente è è una cosa incredibile. Io sono davvero molto felice perché mi ride anche il l'espressione romagnola. Perché da noi da qua non si dice. Beh, no, però insomma sì, dai, comunque sì, avendolo ride, così diciamo, ti ride prepotentemente presente, che a sto punto che faccia qualcosa. Senti, ma è vero che non hai una tata? No, non ce l'ho, no. E quindi di Paolo vi occupate insieme, tu, Paolo e tua mamma. Mia mamma, e poi quando siamo in giro c'è la ragazza che lavora insieme a me che si chiama Nicole, uh-huh, e che mi dà una mano quando sto facendo le interviste o se Paolo sta lavorando anche quanto lui. Quanto ha adesso Paola? 9 mesi. 9 mesi, sì. Comincia a dire le prime cose? Sì, dice mamma, dice babbabà, adesso da tacumbe, non so perché. Forse tacumbe è un po' Eros. Questo è Eros. Esatto, grande. Magari diventassero ammassati due. No, anzi, forse è meglio di no, perché sennò stavo parlando l'altro giorno quando ero in Messico, perché in Messico ci sono tanti cantanti famosi, figli di cantanti famosi. Ah, è vero, sì. E che vengono molto... La dynasty musicale. La dynasty musicale, che vengono molto rispettati se hanno talento, e a volte hanno anche superato i genitori. Sì. In Italia, sinceramente, voi vi ricordate di qualcuno? No, cioè, te lo dico sinceramente, non me ne ricordo uno. Ma secondo me è un po' perché noi siamo un po' prevenuti proprio come persone, perché per esempio la figlia di Zucchero secondo me è bravissima. Vero, si dovrebbe, Irene. Sì, Irene, si dovrebbe lei si merita di avere più successo di quello che ha, e ce ne sono, anche Cristiano De André quando certo, è uscito faceva vedere anni 90. Sì, diciamo che in Italia il nepotismo è vissuto sempre con un po' di fastidio, perché se ne è abusato in tanti settori, e quindi quando lo togli nella musica sei prevenuto. Però se uno è bravo, sospetto, cioè se non noi italiani abituati a l'unico che ha avuto forse un attimo di gratificazione fosse Cristiano De André, ma anche lui comunque alla fine non no, però ce ne sono alcuni che magari si sono lanciati in altri campi, magari come DJ Francesco andando via dalla musica ha dimostrato magari sua sorella che ha fatto la moda. Quindi stai preparando il terreno per Paola fra 20 anni. No, ci stai dicendo rispettatela se farà la cantante. Se farà la cantante, noi tra 20 anni saremo ancora qui. Cioè noi tra 20 anni siamo qui. Anch'io e sono ancora qui a dirci oh ma quanto sei arrivato figli, il disco della mia ragazza, perché nel frattempo ti sarai un pochino più insurita. Non agerizzata io, te la vedo, ma Linus me la devi passare, capito? Come diventerà DJ, scusa. Senti, sono sopravvissuti i giornalisti della conferenza stampa di ieri. Esiste questo meccanismo che quando un cantante fa un disco nuovo c'è un incontro appunto con la stampa che dura di solito un quarto d'ora in cui il cantante parla e poi ci sono le domande. Nel suo caso la sua parte è durata 2 ore e alla fine alla voce domande sono scappati tutti. No, dice lei che ha parlato tanto. No, ma è vero. Perché purtroppo... Perché avevi tante cose da dire. Ho paura di non riuscire a dire tutto. E siccome delle volte si leggono anche su di voi, l'avete notato, dei giornali scrivono delle cose che non sono vere riguardo noi. Si ricama. Allora io preferisco dire tutto, cioè faccio tutti dei giri, solo poi dopo mi inizio a parlare e mi perdo un po'. E dico di dove avevo cominciato, non lo dico forte, ma ci penso dentro la testa, dico vabbè, vado da un'altra parte e poi incomincio un altro discorso che non ha fine. Senti, il fatto che tua figlia cominci già a cantare adesso è legato al fatto che ovviamente abbia una madre come te, un padre come il tuo compagno, insomma, che è un nonno musicista. Sì. E poi comunque tu a 2 anni non è che eri molto differenti. Per chi non l'avesse ancora sentito, il disco si apre con questa chicca di qualche anno fa. Via. Abbandurania. Sì, sei partita timida, ma poi... Esatto, ma sai che perché... Allora, intanto... No, questa è Laura Pausini, ha 2 anni. Sì. Che canta Ramaya di Afrik Simone. E Nicola era... Voglio dire una cosa, sono l'unico... In particolare. Sono l'unico ad averlo notato, come nell'album Io Canto c'è stata grande festa a casa di Nino Bonocore per la SIAE di un brano di Nino Bonocore. Grande festa a casa Simone per la SIAE di Ramaya, che ha avuto
Ma dove abita Afrik Simone? Forse in Africa, Africa. Non lo so. Però grande festa è un po' come Peppino di Capri che abita a Capri. Perché è firmato, cioè la traccia 1 è Ramaia e c'è scritto quella, Simone. Ho capito, però... Perché noi siamo attentissimi a fare tutte le cose in regola, anche se it's the law, it's the Italian law. Lo sai che delle volte quando si va in Sud America, in alcuni stati del Sud America, cioè non esiste la legge di chiedere il permesso di cambiare i testi e adattarli allo spagnolo, oppure addirittura non adattarli, ma proprio cambiarli totalmente. E quindi ci sono un sacco di canzoni molto italiane rifatte là. Ma sì. Io ho comprato i dischi e non c'è scritto l'autore. Lo fanno loro, cioè sì. Quindi, fregano. Paese che vai, usanza che trovi. Usanza che trovi. Ed è una roba che, vabbè, comunque Afrik Simone io lo devo conoscere. Sì, perché avrà un'età. Avrà la certa. Era già vecchietto perché nel 76. Questa canzone era un successo quando avevi 2 anni. E quindi, recenti, ancora giovanissimo. Siamo 2+2. Adesso vado in giro, voglio fare una roba tipo che vado in giro a cercare Afrik Simone. Esatto, vengo con te che te facciamo no? In ogni tappa uno dei tuoi concorsi, esatto, un minuto per vincere, esatto. Signora lì con l'aria seria, secondo me sta cercando di sapere dove è finito Afrik Simone e sì, potrebbe dirci qualunque cosa, allora. Anche un po' triste magari, no perché ieri ho chiesto e mi hanno detto che è vivo. È vivo, lo danno a Maputo ed è del 56. Allora aspetta, io Maputo non so dove è. Maputo è Mozambico. Allora che anno è, scusami? 56, cioè c'è la mia età. Vabbè, ti ho appena detto che stavo per morire, vengo a darti un bacino, aspetta. Grazie. Bacio. Beh, musica dolce, Steadicam che gira intorno. Non è vero, c'ha un anno di più, sai che differenza. Però è strano, perché nelle foto è vero che, cioè quella che io ho, il 45, perché lui era un ragazzino. Noi eravamo piccoli, lui aveva 25 anni. Come lui, però lui non è così. Nonno. Sono rimasto lì. Bravo, vedi. Tra le tante cose di questo disco, c'è la versione meravigliosa della Solitudine arrangiata da Ennio Morricone, yes. Che è la prima volta credo che lui arrangi una cosa che già esiste. Sì, è abbastanza raro quasi. Che non solito siamo noi che cantiamo le sue canzoni, esatto. Infatti ho detto sicuramente mi dirà di no, però non so, da quando ho partorito sono un po' più, in spagnolo si dice atrevida, come si dirà in italiano, adesso sono un mese che parlo in spagnolo, sembro, sai quello che scusa faccio due casini, ma c'era un attore italiano che era venuto in Italia, andava da Costanza e faceva come dite voi in Italia, batter nudo, esatto, ecco, quando faceva lui, finta di essere infatti americano. Tutte le volte dico io adesso faccio una figura atrevida, perché non mi viene. Secondo me è Invornida. Invornida è romagnolo, esatto, lo sai. No, atrevida è tipo scaltran, diciamo, beh, sì, non hai più paura, insomma, ecco, meno paura, sei più coraggiosa, sfrontata, esattamente. Allora l'ho chiamato, ho trovato il numero di telefono e lui mi ha detto: ascolti, sì Laura Pausini, lo so chi è, mi chiami domattina, verso che ora? Un po' presto, verso le 9. Mi ha detto: no, 6:30. Come 6:30? Io mi svegliavo in quel periodo a quell'ora perché si svegliava Paola, perché era ancora piccolina, però di base non mi svegliavo alle 6 da quando dovevo andare a scuola al treno delle 7:30, esatto. E abbiamo appena detto che giusto 2 anni fa, ecco, con lo zero davanti. E quindi l'hai chiamato all'alba e gli hai spiegato quello che volevi. Sì, e lui mi ha detto: ci vediamo nel pomeriggio a casa mia. Allora sono andata a casa sua. È vero che è una casa bellissima. Sì, è una casa bellissima. Un grande parco, credo. No, abita... Non posso mica dirlo. Abita a Roma. Abita a Roma, non c'è il parco. È un appartamento stupendo, tipo di un film, sembra, sì, ovviamente. Beh, no. Io voglio sapere il pianoforte che ha. Ha un pianoforte fighissimo. Quello. E poi è bellissimo perché lui si mette lì e sta, si chiude in se stesso mentre, cioè è molto carino e secondo me è immenso proprio perché è super umile. Lui non è mai venuto qui, sì un paio di volte, asciutto, sì, molto... hai visto, sì sembra rigido quando lo vedi, poi dopo inizia a parlare ed è così veramente sempre, perché l'ho guardato anche come parla con sua moglie, così, molto carino. E quindi mi ha lui detto te l'ha risuonata praticamente e tu l'hai ricantata a quel punto, con lui. Un po', con lui di fianco? Sì, lui mi ha fatto un sacco di domande, quando ha accettato di farla, da quel giorno a quando l'abbiamo registrata, lo sentivo come che fu un po' agitato di sbagliare. E io dicevo, ma come di sbagliare? Cioè, Morricone. Ti può piacere se la facciamo... facciamo un cambio di tono, la lasciamo così, e dice, guardi maestro, faccia lei, io mi adatto io a lei, tanto la canzone esiste già,
la renda sua, perché io certo. la chiamo per questo motivo, perché anche perché La solitudine è talmente famosa che cioè o la fa veramente un genio e la rende come diceva, o se no è pasticciarla. Sì, cioè non l'avrei rifatta, solo che come diceva Troisi nel Postino di Neruda, l'ultimo film che ha fatto, maestro, me lo rende unico. Esattamente, grande, grandissimo. E allora sentiamola, questa è la versione di Ennio Morricone di La solitudine. Sembra un film. Sembra un film. Una bellezza. E poi ha voluto andare a Praga a fare gli archi perché dice che sono, vanno più a tempo, mentre la ritmica l'ha fatta a Roma. Perché dice che là non sono perfetti. Se n'è andato in un ritmo. Il treno delle 7:30 senza lui. Un cuore di metallo senza l'anima. Che la ritmica fatta a Roma perché sono bravi, invece gli archi a Praga. Ha preferito perché voleva usare anche, senti, i corni e dei suoni particolari che secondo lui si registravano meglio là, quindi siamo andati. Questo non lo sa lui. Ma la ritmica, cosa intendi per ritmica in questa cosa? Perché non c'è un appena sì, ma c'è.
Ah, ecco, quindi solo quel tic lì? No, è la batteria, il basso. Anche il basso, sì, vedi? Sì, sì, anche il basso. Ecco, l'abbiamo... Tra l'altro, il bassista è quello che ha suonato La Solitudine a Sanremo. Io quando l'ho rivisto... Lo hai recuperato tu? No, l'ha chiamato, chiamato lui senza saperlo. Bello. E quando ci sono entrati ho detto, ma te? Esatto, una cara... ci mancava la mia amica. Perché lì c'è un'orchestra. Chi era Carrà? E certo. Imitazione. No, non sono più capace. No, è Elisa che fa l'imitazione. No, anch'io. Io e lei siamo due che adesso dobbiamo fare un programma televisivo. Io, lei, Giorgia e la Gianna. Devo dire che ti salterà addosso il centro. No, bellissimo. Poi arriva Bibi Ballandi. Esatto, ma Bibi Ballandi le già arrivate, capito? È in questi giorni qua che mi propone. Senti, mi piace questa cosa che tu non fai sport perché dici che non ti piace, tu sei... Sei gentile. Non sei portata, diciamo. Esatto, diciamo. Però per tenerti in forma fai tante cose. Qual è quel ballo che fai, quello sport? Faccio zumba. La zumba, va là. Perché guarda, mi diverto perché non è... Cioè, a me andare in palestra così, a camminare su un coso che tapirà... Criceto, cioè, effetto criceto. Mi fa criceto, che tra l'altro è un animale che, voglio dire, bellissimi tutti gli animali, però io non è che proprio mi piace tantissimo il criceto. Certo, quindi, certo. Preferisco quello, poi ho fatto acqua gym e poi ho fatto balli latinoamericani. Acqua gym, voglio sapere, lo facevi soltanto per te... Oppure no, lo facevi con le altre surette di Solarone? No, lo facevo le sdore. Facevo con le mie compagne di classe. Ah, che bello. Sì, e vabbè, non posso raccontare delle cose che sono successe lì, perché c'è una mia compagna che si chiama Ottavia, che c'ha tutta una cosa che esce. Che ha l'ottava, diciamo, Ottavia. Sì, potrebbe avere l'ottava. Anche lì, sbandolamenti della Madonna. Senti, ho letto un po' di interviste con te, in particolare una molto bella che c'è su Vanity Fair, che è appena, uscito. E mi piace tutto il racconto di come tu hai scoperto di essere incinta e di come l'hai tenuto nascosto un po' a tutti quanti. Perché per un po' di tempo tu avevi paura che la cosa non finisse bene, perché insomma, sei un po' scaramantici su questo argomento, anche perché ti hai ormai rassegnata al fatto di non poterlo più avere, diciamo così, in maniera convenzionale. E poi te ne sei accorta quando? Mentre cantavi a Perugia. A Perugia. A parte che è rocchissima la Paoletta, perché è stata concepita a Londra, dopo il concerto della Royal Albert Hall, non voglio neanche dire dove, quindi... ormai ho detto tutto, sembra che vi racconti... In camerino! Guarda, non dire niente, non si può dire niente. Oh, comunque è rocchissima la ragazza. Benedetta passione! Benedettissima la passione! Grande Paolina! No, praticamente a Perugia mi sono sentita male durante il concerto e non riuscivo a respirare bene, cosa che non mi succede molto spesso, anche perché con tutta la zumba che faccio... Il fiato ne ho! Comunque sono arrivata a casa e la notte sono stata proprio male. Il giorno dopo mia mamma mi ha proposto per la 20ª volta di fare il test, perché lei ogni 2 per 3 ci sperava, dice, se si rassegnava, chissà che lo Spirito Santo esattamente, ecco. Allora l'ho fatto e c'era scritto sei incinta. Da lì mi sono presa paura un po', perché appunto non mi avevano detto che probabilmente naturalmente non sarei riuscita a rimanere incinta, anzi nella testa non avevo proprio lasciato l'idea, perché avevo pensato comunque dopo, fino a che non finisco il tour, non voglio pensare a questa cosa, dopo magari mi fermerò un annetto, ci penserò, andrò a farmi vedere, a visitarmi. E infatti quando sono andata a dire al dottore, al mio ginecologo che si chiama Giacomucci e anche la ginecologa che si chiama Fusilli, perché io la devo ovviamente sembrano avere... Sembrano due avvocati, Giacomucci e Fusilli. Ma soprattutto sembrano anche cose da mangiare, no? Perché io adoro. Sì. Ecco, allora... I fusilli di marca Giacomucci. Adoro, adesso gliele faccio fare anche. Comunque mi hanno detto, va bene Laura, stai tranquilla, però ti fermi adesso, non puoi muoverti. E gli ho detto, beh, come faccio? Devo fare 3 mesi di tour? E tra l'altro, sai, quelli estivi sono comunque tour che li promuovi talmente tanto prima. Che non puoi annullare. No. E poi la gravidanza in Italia non è, non solo in Italia, però in Italia di più, non puoi assicurarla. Quindi avrei lasciato a casa tantissime persone, cioè con un grande problema economico. Sì. Quindi l'hai fatto il tour lo stesso, l'ho fatto, però ho detto con a tutti che avevo il nervo sciatico. La lombalgia. Sì, perché quel tour facevo anche dei balletti, quindi ho detto, ragazzi, non posso più ballare, devo stare seduta per la maggior parte del concerto, perché sennò mi fa male. Dopo al 4º mese mi hanno detto che potevo annunciarlo perché ero tranquilla. Volevo fare campovolo,
Volevo provare a riuscire a farlo, però mi hanno detto adesso ti devi proprio fermare perché avevo un po' esagerato, mi ero troppo... E quindi però almeno sono riuscita a... Io ho una domanda, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo/4, cosa facciamo? Mettiamo ancora una canzone o chiacchieriamo ancora 3 minuti? Io ma sono chiacchieriamo, anch'io, ma tanto il disco è uscito oggi, se c'è della gente che non gliene frega niente di Massimo, me... Massimo, ho la tua autorizzazione? 20, Laura Pausini 20, Greta sì. Chi lo vuole ascoltare? Il disco è bellissimo, guarda, poi... io stavo per mettere You'll Never Find, la canzone di Rose, quella che canti con Michael Bublé. Sì. Pezzettino. Chi ha scelto questa canzone? La cantava Michael, già lui, Michael, no? Sì. Mi ha invitato a cantare con lui nel concerto che ha fatto a Los Angeles. Io sono andata subito, ovviamente, non ci ho neanche pensato. Però quando ero in aereo ho detto, oh madonna. Questo senti che good evening, ma che chiediamo di essere dalla Romagna? Senti tu. As long as you live, someone who loves you. La band pazzesca, tutti ragazzi giovani. Senti come suona. Dopo 20 minuti di intervista il disco è il numero 1 di iTunes. Sì. Così lo sai. È grande Italia. Un attimo. Vado a dare un altro bacino. Voglio che questo suona. Grazie. Sono cose che fanno piacere. Senti, questa canzone tuo papà la cantava? O la faceva? No, questa no, facevamo più Nat King Cole, con Natalie Cole, più classici. Però questa non è veramente top, sta canzone. Ah, bellissima. Dopo che ho fatto questa canzone, avevo proposto alla Warner di fare un disco così. Ma mi hanno detto di no. Ah, vabbè. Ti hanno detto c'è tempo per c'è fare. Tempo. Esatto, mi hanno detto c'è tempo. Avrai tutti gli anni avanti. Vabbè, però... Vabbè, insomma, andiamo avanti, sì. Non facciamo polemiche, perché... Sì, però mi piace cantare anche in altri stili. Però alla fine mi ritrovo che quello che scelgo veramente per parlare di me è quello che sto continuando a fare. Pensavo che effettivamente dopo la gravidanza magari mi venivano altre idee o sì, cose di voler cambiare totalmente, invece no, è proprio il contrario, mi sento molto orgogliosa di non voler cambiare, mi sì, piace sentirmi sempre simile a quando ero più piccola e mi sento più romagnola che mai. Se ti può rassicurare, e non lo dico per piaggeria, sei forse la persona più simile a se stessa che io conosca, nel senso che da 20 anni a questa parte... Ah, è un complimento bellissimo. Sì, per sì, no, nettamente. Fantastico. C'è un sacco di roba dentro il disco, sì. Una che mi ha colpito perché mi ha, sai, l'ascolto alla cieca in macchina, quindi guidavo, sì, sì, non guardavo l'etichetta così. C'è una versione di Non c'è, che a un certo punto diventa tipo salsa. È tutta salsa. No? È stata arrangiata però l'inizio proprio l'inizio no, poi entra la ritmica così e poi a un certo punto diventa completamente salsa perché c'è Mark Anthony, l'ha arrangiata lui, ecco, e no, l'ha cantata lui e... La volevo fare salsa perché quando è uscita nel 94 in Sud America c'erano tutti questi gruppi che facevano i loro remix, che sono quindi merengue, salsa, chiaro, bachata, vari stili. Dicevo, ma com'è che fanno sta roba qua? Perché da noi non eravamo ancora abituati ai famosi, sì, remix. Allora, niente, adesso mi è venuta in mente questa cosa e ho chiamato lui perché da sola non l'avrei fatta salsa, perché sì, sì, ho bisogno proprio di uno che... Beh, perché si sente. Sai, è un modo di cantare diverso, certo. Sì, poi ti fa un po' da lascia passare anche. Sì, sì, e poi lui, perché quando lo senti che ti dice, ermana, vamos, ti queste cose, mi divertito come una pasta. Come va col portoghese, come un portoghese? Muito bem, fala come se fa una brasileira. È fantastico. Fico molto felice quando sto no Brasil. Sarei qua abbiamo ancora finito per 2 giorni, ma il tempo di essere realmente vengo domani tutto. Se vuoi vengo anche domani, allora dai. Senti, è sempre un grandissimo piacere. Grazie, 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 grazie,